seconda parte ci concentriamo sulla blockchain e anche sulle criptovalute. Siamo pronti a tutto, siamo in compagnia di Francesco Caruso, Cicli e Mercati, e grazie per essere con noi. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti da San Marino. In studio abbiamo Sergio Mottola, presidente dell'Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino. Grazie. Buonasera, grazie. E salutiamo Andrea Zafferani, segretario di Stato della Repubblica di San Marino. Grazie. Buonasera. Per essere con noi. Le chiedo subito, Zafferani, siete pionieri della blockchain, perché con San Marino Innovation, di cui appunto il dottor Mottola è presidente, state valutando di diventare leader mondiali come hub di blockchain. Ecco, le faccio la prima domanda anche per capire qual è l'orientamento di politica economica, oltre che tecnologico, che state adottando, politica dell'innovazione che diventa prioritaria per voi. Sì, abbiamo completamente cambiato paradigma rispetto al passato con San Marino Innovation. Vogliamo cercare di diventare una terra dove si possa fare innovazione in maniera efficiente e con uno Stato vicino, perché gli innovatori chiedono velocità normativa, chiedono velocità nelle modifiche anche della normativa al variare del mercato, e chiedono supporto e vicinanza anche da parte delle istituzioni. Ecco, San Marino Innovation è al 100% dello Stato, lo Stato è vicino a San Marino Innovation, e nel settore blockchain in particolare abbiamo visto, e assieme al presidente Mottola abbiamo capito che ci può essere un'interessantissima nicchia di sviluppo futuro. Ecco, quindi la base è la normativa, no? Siete partiti dalle regole, dal punto di vista istituzionale. Partiremo da qui nei prossimi mesi. San Marino Innovation ha fatto già una partnership con un'importante società nel settore. Nei prossimi mesi, nel giro di pochissimi mesi, avremo una normativa, speriamo il più dettagliata possibile, per normare le regole a cui si dovranno attenere coloro che verranno a operare in blockchain a San Marino. Siamo convinti che sarà una delle prime normative complete, o abbastanza complete, per il settore, e speriamo che possa essere apprezzata dagli investitori. Certo, mi rivolgo al presidente per l'Istituto dell'Innovazione della Repubblica di San Marino, Mottola, che è anche un guru della digital economy, quindi lei aiuta gli operatori a comprendere meglio quella che è la portata di un nuovo modello, il modello dell'era digitale che stiamo osservando ai primi albori, no? Possiamo dire così. Ecco, dal punto di vista della blockchain, qual è la portata di questa tecnologia? La portata, innanzitutto vorrei mettere un paletto, no? Per me la definizione di blockchain è estremamente semplice: è un network tecnologico che permette di cambiare le transazioni peer to peer, in inglese utente utente. Poi ha delle caratteristiche tecniche, quali la sicurezza, quali il ledger distribuito, per cui registri delle transazioni distribuiti, però quello che sta cambiando è il modo con cui noi transiamo, per cui se io volessi vendere un computer a lei con una tecnologia blockchain potrei evitare di avere un intermediario come eBay e potremmo farlo direttamente. Per cui in questo senso la portata della tecnologia tocca qualsiasi aspetto dell'economia e delle dinamiche economiche attuali. Quindi il potenziale è enorme. Professor Savona, proprio lei ci indicava poco fa la strada. Come vede, la Repubblica di San Marino si è già portata avanti sotto quegli aspetti che lei sottolineava, cioè partire dalla normativa, adeguare poi il contesto operativo alle nuove esigenze, no? Se applichiamo questi messaggi al settore della finanza, vorrei lanciare anche l'evento che lei presiederà, Yucli, dell'intelligenza artificiale, la nuova frontiera degli investimenti finanziari, un'alternativa di investimento su basi oggettive, trasparenti ed eque. Tutto questo è garantito secondo lei dalla blockchain? No, intanto gradirei rivolgere un quesito. Il sistema che stanno studiando a San Marino resta un sistema decentrato? Il termine peer-to-peer non lo esprime esattamente, perché non è bilaterale, ma è che tutti sono in grado di dialogare, ma con un sistema decentrato, cioè le autorità non devono metterci le mani, o i privati non devono metterci le mani.
gli hacker non devono metterci le mani, perché si parla di vari tipi di blockchain. Il blockchain che ha usato Nakamoto per i bitcoin è impenetrabile, ma altri sono penetrabili, quindi bisogna anche chiarire di che blockchain parliamo. Forse il termine è se resta decentrato o se è accentrato da qualche parte. Ecco, faccio rispondere subito a Mottola, sì, poi le do di nuovo la parola, prego. Io penso che il discorso del decentrato oppure no dipende da come è realizzata la tecnologia e la piattaforma, ma non dipende da dove nasce l'iniziativa, per cui oggi ci sono delle problematiche transattive nell'usare la blockchain che hanno bisogno di normative e regole. Il mercato, questo è quello che ha dimostrato e ci ha detto in una serie di riunioni e incontri che abbiamo avuto ovviamente prima di imbarcarci in questa avventura, per cui l'idea di avere delle regole chiare per giocare e capire dove questa blockchain ci può portare sono una necessità di mercato. Ecco, come sottolineava il professor Savona, è tutto da valutare, tutto da studiare. Lei ad esempio, professore, fa riferimento soprattutto al mondo delle monete, e però scrive anche che la criptomoneta avrebbe la necessità di essere gestita dalle autorità per evitare lo svuotamento delle funzioni di politica monetaria. Quindi, diciamo, lei è un pioniere della finanza super tecnologica, però ribadisce la validità della presenza di autorità di controllo. Chiarisco, è certo. La politica monetaria deve rimanere in mano pubblica, perché altrimenti potrebbe capitare che 10 grandi banche mondiali, forse occorre anche meno, decidano cosa fare della politica monetaria, dei tassi dell'interesse. Io ritengo che il monopolio dello Stato nella creazione monetaria debba sopravvivere. Chiarisco il punto del perché ho insistito sul termine se direi il sistema, il blockchain di San Marino è decentrato o se è accentrato, cioè qualcuno ci può mettere le mani, perché una delle rivoluzioni della gestione del risparmio è che il sistema sia trasparente, nel senso che se io ordino alla mia banca di comprarmi treasury bill americano, quando la banca fa l'operazione io so che l'operazione è stata fatta e si trova in questo sorto di libro contabile elettronico decentrato, e che nessuno dall'esterno può modificarlo, compreso gli hacker. Va bene, ma questo non mi sembra messa in discussione come impostazione, Mottola? Ma io penso che il nostro concetto di ecosistema non è un prodotto, ma è una casa per le piattaforme di blockchain, per cui quello che ci aspettiamo è di creare una normativa avanzata che permetta per cui a piattaforme esistenti, operatori esistenti, di scegliere San Marino come la loro casa operativa, per cui... Quindi le criptovalute cosa c'entrano? Perché anche Malta, ad esempio, vuole diventare un hub della blockchain. Per me non c'entrano niente, io sono uno di quelli che usa sempre l'esempio del casino, no? Noi siamo abituati ad andare a cambiare 100 euro per giocare a blackjack, e per me le criptovalute sono persone che si stanno transando i gettoni prima ancora di essersi seduti al tavolo e aver fatto quello per cui la tecnologia è stata inventata e creata, per cui sono uno di quelli a cui non interessa questa speculazione del bitcoin o questo ragionamento della criptovaluta, perché il grosso valore è nel potenziale della tecnologia. Sentiamo il segretario di Stato, Zafferani, vuole aggiungere un suo commento e specificare meglio anche rispetto al tema della discussione blockchain, no, criptovalute. Mi associo, nel senso, non ho sentito l'inizio del primo intervento del professor Savona perché non arrivava l'audio, però ho seguito insomma la seconda parte. San Marino non è interessato in questo momento a una criptovaluta, tantomeno una criptovaluta di Stato, non ci interessa tanto puntare su quel settore, anche se è quello, diciamo, dove tradizionalmente viene in questo momento maggiormente usata la blockchain. Come ha detto il Presidente, ci interessa una tecnologia che ci sta dietro, quindi far diventare eventualmente San Marino una casa per chi lavora tramite questa tecnologia, non tanto quello che con questa tecnologia si può fare in questo caso.
Certo, ricordiamo che la tecnologia blockchain è utilizzata sempre di più dalle aziende, ma siamo solo agli inizi della perlustrazione anche dal punto di vista dell'economia reale, di quelli che sono i mezzi, gli strumenti e le potenzialità, dicevamo, utilizzata per rivedere un po' anche la catena del valore, quindi abbattere i costi e disintermediarie, come spiegava Mottola. A proposito di criptovalute, cicli e mercati Caruso, molto focalizzata sul Bitcoin e anche sulle altre cripto. Sì. È uscito uno studio di una società, di una banca d'affari londinese, secondo cui dopo 4 anni di proliferazione delle ICO arriverà il momento della correzione che potrà spazzare via soprattutto il mercato di massa. Pensa che accadrà questo? Io penso che è un'opinione come un'altra e quindi assolutamente degna di rispetto, ma senza nessun tipo di capacità previsiva della realtà. Io penso che le cryptocurrencies sono un fenomeno molto interessante e io trovo che noi li seguiamo da un punto di vista quantitativo come gli altri mercati, quindi non sono certamente un tecnico come le altre persone né come il professor Savona, ma mi limito a studiare il fenomeno e penso che in questo momento le cryptocurrency stiano dando una prova di resilienza, ancora una volta, non indifferente col Bitcoin che sta ritornando sopra i $10,000 dopo che aveva tutte le possibilità di andare e di scendere sotto i 6.000, ma non l'ha fatto e molte altre criptovalute si sono riprese insieme a lui, ce ne sono alcune come l'EOS, che sono andate addirittura a fare nuovi massimi storici rispetto a quelli che avevano fatto a fine 2017, inizio 2018. Quindi se questa è una grandissima bolla, come da più parti ci viene detto e ci viene raccontato, devo dire che per quella che è la mia conoscenza, che non è piccola, delle bolle finanziarie, questa è la bolla meglio mascherata di tutta la storia dell'economia ecco, finanziaria. Ecco, però proprio lei ci aveva detto... Ma io avevo detto che a 20.000 il Bitcoin era una bolla, è andato a 6.000. Non so se mi spiego. Vediamo di nuovo il grafico numero 7, quindi adesso che cosa succede? Perché abbiamo visto appunto l'area dei 6.000, poi è ripartito e adesso è ritornata a 10.000, che è ancora una metà di 20.000. E diciamo che è un'altra delle situazioni degli affari a swing molto interessanti di questa fase di mercato, perché effettivamente ci sono delle situazioni non indifferenti che portano a essere a guardare con grande interesse ancora a questo mondo. Poi vedremo, perché è chiaro che la parte più interessante di tutte, come dicevano loro, è la blockchain da un punto di vista del futuro e delle prospettive. Va bene, quindi Mottola vuole darci qualche elemento sulla blockchain per capire come si costruisce un ecosistema all'interno di uno Stato, che è appunto la Repubblica di San Marino, che ha questo obiettivo, diventare un hub leader mondiale. Ecco, è sogno, utopia oppure può diventare realtà? Come farete? Ma noi crediamo molto che diventerà realtà, però come tutta l'innovazione è una sperimentazione ed è un percorso molto difficile e molto complesso. Diciamo che quello che abbiamo scelto, come diceva il segretario Zafferani, è quello di dare un ruolo a un ente di Stato come orchestratore di ecosistema, per cui significa che c'è lo Stato che comincia a cercare di capire come attrarre tutti gli attori che servono a far crescere questa innovazione. Quindi sviluppare l'infrastruttura? Sviluppare terreno fertile, per cui per la blockchain per noi il terreno fertile era la normativa, erano le regole. Abbiamo capito che per questa tecnologia servivano delle regole chiare, perché altrimenti faceva fatica a trovare applicazioni e a diciamo entrare nella dinamica economica, per cui come si fa a transare una casa su blockchain, come si fa a comprare computer. Quindi queste regole ci sono già oppure no? Ci stiamo lavorando, come dicevamo col segretario Zafferani, abbiamo un piano molto, molto chiaro su come svilupperemo questa normativa e questa partnership che abbiamo appena chiuso è l'inizio di questo percorso di sperimentazione. Zafferani, temi economici strettamente connessi, quali potrebbero essere i benefici e l'impatto sull'economia digitale che si svilupperà dalla blockchain? Noi speriamo di attivare a San Marino una serie di possibilità per aziende innovative, quindi la blockchain è ovviamente un mondo in grande espansione dove sempre più aziende stanno cercando di lavorare, ma non è tutto qua. San Marino Innovation ha tanti altri progetti di ingresso in nuovi settori su cui la Repubblica di San Marino ha puntato magari meno nel corso degli anni passati, quindi dietro all'innovazione noi vogliamo
costruire economia sulla blockchain, così come in altri settori innovativi, cercando di far capire che San Marino può essere terreno fertile per gli innovatori in generale, ecco, grazie alla collaborazione con San Marino Innovation. Bene, lasciatemi allora allargare il campo di discussione alla nuova frontiera degli investimenti finanziari che si basa sull'intelligenza artificiale. A questo punto sviluppiamo l'argomento con il professor Savona e vorrei cogliere, professore, il suo ruolo di direttore del fondo azionario guidato dall'intelligenza artificiale di Euclid, versione inglese di Euclide, per chiederle un orientamento proprio sulle aspettative di investimento, di risultati che pensa di ottenere. Certamente, negli ultimi anni questo gruppo di giovani, io non lo sono più per sfortuna, hanno sperimentato nella finanza l'applicazione degli algoritmi e quindi anche per il blockchain il discorso della finanza è diverso dagli altri discorsi. Per quanto io ne so, ma non ho obiezioni, se ne stanno interessando, per esempio ha citato il caso di una sistemazione di un contenzioso attraverso il blockchain. Beh, io per quanto ne so, i blockchain dove si possono anche effettuare smart contract, contratti intelligenti, è più facilmente penetrabile dagli hacker. Ma superiamo questo argomento. L'idea è che si deve avere un criterio oggettivo, garantire trasparenza e sicurezza ed equità. E quindi torno su un argomento della prima parte. È stato vietato, se tu non paghi le commissioni, tu induci i manager a correre un rischio maggiore. Questo contrasta con l'idea dell'algoritmo, con l'oggettività. La combinazione rischio-rendimento che negli ultimi 2 anni, in particolare operando in borsa, abbiamo accertato è che è migliore rispetto a qualsiasi altra applicazione. Ecco, le chiedo di concludere, professore, la ringrazio per questo messaggio. Io concludo dicendo appunto che la combinazione rischio-rendimento è più facile usando gli algoritmi e quindi se tu introduci una success fee invece di una commissione, un risultato positivo diviso fra investitore e direi risparmiatore, allora e lo applichi con Grazie. Gli algoritmi, tu ottieni una prestazione migliore. Francesco Caruso, chiudiamo con la previsione sul FTSE MIB 50.000 applicabile anche sulla base di questi concetti, visto che anche voi vi basate sugli algoritmi. Io da sempre mi baso sugli algoritmi e quindi sposo quello che dice ancora una volta il professor Savona, ma qua nel libro c'era scritto a un certo punto nel 2014 che questa idea di un ritorno, di una specie di return to the mean del mercato italiano, quindi un ritorno fino al 50.000, si sarebbe potuta verificare tra il 2021 nel 2023, quindi diciamo nella prossima fase, ma nessuno ci deve negare la speranza che arrivi prima. Quindi? E quindi io sono assolutamente positivo sulla borsa italiana, soprattutto nel lungo periodo. Ci possono essere, ci saranno sicuramente fasi di volatilità intensa nei prossimi mesi, ma io credo che queste siano delle opportunità di ingresso per chi è sopra corda. Ecco, quindi al 2022 ha detto, 2022-2023. Ah, 2021-2023. No, quello sto parlando dell'anno. Non vediamo più fino al 2021, va bene, per me io sono... La sua previsione è che ci arriviamo dopo il 2020? L'idea di un return to the mean del mercato è quella che ci arriviamo dopo il 2020 e significherebbe tanta roba. Grazie, grazie roba. A tutti i nostri ospiti, grazie per aver seguito il programma, alla prossima settimana, grazie a tutti, arrivederci.